Ben ritrovati, nuovo appuntamento con lo speciale, la maratona di VCA Azzurra TV per commentare insieme l'esito elettorale e soprattutto per scoprire come sta andando lo spoglio in corso ancora al Senato della Repubblica. I dati continuano ad affluire, vi dico subito che a livello di affluenza il calo alle urne per la Camera dei Deputati, circoscrizione 2, è stata il triplo rispetto alla circoscrizione Piemonte 1. Il 5,43% a fronte dell'1,72% e la flessione più marcata fra tutte le province piemontese è stata proprio quella della Verbano Cusio-Ossola con meno 8,95%. Questo è il dato relativo all'affluenza alle urne, a testimonianza appunto che il partito di chi ha deciso di non votare è stato decisivo anche in questa tornata elettorale. Allora andiamo a vedere come procede lo spoglio. 123 sezioni su 229, la lista ingroia l'1,5, SEL il 2,4, lo 0,2 al Centro Democratico, il PD 26,4, la lista Monti 9,9, il Partito Comunista lo 0,4, Casa Pound lo 0,2, Movimento 5 Stelle il 20,4%, Forza Nuova lo 0,3, i pensionati lo 0,7, la destra 0,4, il MIR lo 0,1, Fratelli d'Italia il 4,9%, il PDL il 22,9%, l'8,5 alla Lega, l'1 a fare per fermare il declino. Questo i dati per quanto attiene il dato provinciale del Verbano Cusio-Ossola per il Senato della Repubblica. Dovremmo avere anche qualche altra grafica relativa alle più importanti città della nostra provincia. Verbania 25 sezioni su 33, a Rivoluzione Civile l'1,7, il 2,9 a SEL, il Centro Democratico lo 0,1, il 30% alla PD, il 10,2 alla lista Monti, il Partito Comunista lo 0,4, Casa Pound lo 0,2, il Movimento 5 Stelle il 20,1, Forza Nuova lo 0,3, 0,8 i pensionati, la destra di Storace, leggiamo assieme quanto ha ottenuto, allora lo 0,5, lo 0,3 invece il MIR, Fratelli d'Italia il 6,1%, il PDL il 20,3%, la Lega il 4,6% e fare per fermare il declino l'1,3%. Questo il dato quasi addirittura di arrivo per quanto tiene il capoluogo di provincia Verbania. Andiamo a vedere come si è votato a Domodossola con il dato definitivo. La lista ingroia è l'1,2%, il SEL il 2,5%, il Centro Democratico lo 0,2, il PD il 27%, Monti il 10,4%, il Partito Comunista lo 0,4, lo 0,2 Casa Pound il 20,6, il Movimento 5 Stelle, Forza Nuova lo 0,2, i pensionati lo 0,5 e ora andiamo a vedere come ha votato Domodossola per quanto attiene la destra, lo 0,3, lo 0,1 invece il MIR, Fratelli d'Italia il 4,3%, il 23,7%, il PDL il 7,6%, la Lega fare per fermare il declino lo 0,8%. Questi dati definitivi del capoluogo ossolano. Vediamo se la regia ci propone altre grafiche relative ad altri comuni. Andiamo a vedere come sta andando lo spoglio a Domenia, la lista capeggiata da Ingroia il 2,4%. SEL il 3,8%, il Centro Democratico lo 0,1, il PD il 30,9%, la lista Monti l'8,9%, il Partito Comunista lo 0,4, lo 0,2 Casa Pound, il Movimento 5 Stelle il 22,5%, Forza Nuova lo 0,4, lo 0,5 invece i pensionati. A Domenia la destra di Storace ha incassato lo 0,3%, lo 0,1% invece il MIR, Fratelli d'Italia il 4,1%, il 19,3% il PDL, la Lega il 5,1%, l'1% fare per fermare il declino. Allora questa è la geografia politica uscita dalle urne per quanto riguarda i tre maggiori centri della nostra provincia. Dunque questo il quadro, abbiamo anche qualche dato a livello regionale, stiamo parlando del Senato dove la lista Ingroia ha incassato su 1568 sezioni scrutinate a fronte di 4835, l'1,7%, SEL il 3,3, il Centro Democratico lo 0,3, il Partito Democratico il 28,6.
La lista di Monti l'11%, il Movimento 5 Stelle il 24,1% e poi Fratelli d'Italia il 2,5%, il PDL il 19,9%, la Lega il 4,3%. Questi dati provvisori del Senato, vediamo come sta andando per quanto riguarda la circoscrizione Piemonte 2 della Camera dei deputati. Qui le sezioni scrutinate sono 260 su 2512. Allora, il Partito Democratico al momento al 23,3% dei consensi, SEL il 2,2%, il Centro Democratico lo 0,2%, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo il 26,1%, la Lega Nord il 6%, Fratelli d'Italia il 3,1% e il PDL il 22,5%. Allora, sentiamo invece ora una voce, un commento a quanto sta emergendo dalle urne. Il nostro Daniele Piovera è alla sede del PD in via Roma a Verbania, sede provinciale del Partito Democratico, e con lui Aldo Reschigna. L'entusiasmo e le facce sorridenti dopo i primi instant polling a casa del Partito Democratico si sono spente, perché sono arrivate le proiezioni, le prime tre, soprattutto i primi dati ufficiali, dai quali emergerebbe un vantaggio del centro-sinistra alla Camera, un vantaggio del centrodestra al Senato e soprattutto la grande vittoria del Movimento 5 Stelle, addirittura primo partito, appunto secondo le proiezioni, al Senato in Italia. Quello che è chiaro, lo hanno detto anche esponenti autorevoli del Partito Democratico, è che in queste condizioni questo paese è ingovernabile e la strada più semplice è quella di un ritorno al voto. Aldo Reschigna. È presto per fare tutte queste considerazioni. Io non mi entusiasmavo prima, anche perché ho abbastanza esperienza di elezioni. Credo che ci sia un dato che emerga, che né gli instant poll né gli exit poll sono capaci di intercettare la reale volontà di voto dell'elettore. E forse neanche tutti i sondaggi che sono stati fatti nel corso delle settimane scorse. Cioè, questo voto, questa campagna elettorale si è giocata su una situazione per cui c'era tifo, nel senso di dichiarazione molto esplicita di impegno per l'uno o per l'altro partito, e poi c'era un pezzo, che come al solito è il pezzo che poi alla fine determina il risultato, che non dichiara neanche il proprio voto. E in gran parte questo pezzo riguarda soprattutto il voto nei confronti del Movimento 5 Stelle. Io non so se questo paese, mi auguro che questo paese sia governabile, e per questo bisogna aspettare, per tutti questi ragionamenti, i dati ufficiali che si raccolgono nel corso delle ore. Certo, questo è un voto che comunque, al di là della condizione di governabilità o di non governabilità del paese, è un voto che cambia totalmente la geografia politica del nostro paese. Al nord, in Piemonte, la Lega sparisce. Il Movimento 5 Stelle è destinato, come io pensavo, di raggiungere comunque almeno il secondo partito in Italia, e questo è un dato politicamente assolutamente rilevante. Il Partito Democratico non è in grado di intercettare tutto il voto di protesta che è molto presente all'interno di questo risultato elettorale. Un voto che andrà analizzato con molta attenzione. Io spero, per le difficoltà che ha il Paese, che esca una condizione di governabilità per fare uscire una situazione nella quale viene riproposta una coalizione innaturale. È evidente che non ci potrà essere altro ricorso che quello del voto, ma spero, e sono molto prudente rispetto all'attesa dei dati ufficiali. Ecco, al di là appunto dell'attesa dei dati ufficiali, un dato che sembra comunque emergere è il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia sottratto probabilmente dei voti al centro-sinistra. Ah beh, questo Movimento 5 Stelle, siccome l'arrabbiatura non è un patrimonio di nessuno, è un qualche cosa che coinvolge tutto il sistema politico e tutti i partiti. Il Movimento 5 Stelle ha prosciugato la Lega Nord, ha portato via un pezzo consistente del voto del PDL, che probabilmente con una campagna populistica Berlusconi è stato in grado di frenare, ed è evidente che, siccome il malessere e la difficoltà riguarda anche un pezzo di elettorato di centro-sinistra, che il Movimento 5 Stelle ha prosciugato, ha preso anche consenso all'interno dell'area politica del centro-sinistra e quindi anche del Partito Democratico, ma su questo credo che nessuno potesse avere dei dubbi. Qualcuno del Partito Democratico ha già detto che probabilmente il senso di responsabilità dimostrato nei confronti del Paese non ha pagato, no? Se si fosse votato alla caduta del governo Berlusconi, le cose sarebbero andate diversamente.
Sì, e probabilmente però avremo un paese in condizioni ancora più drammatiche della situazione attuale. Io credo che il Partito Democratico abbia fatto bene ad anteporre i propri interessi, in quel momento lì avrebbe sicuramente stravinto le elezioni. Ha fatto bene comunque anteporre i propri interessi di consenso di partito a quelli che sono i problemi del Paese. Il Paese era in una condizione difficilissima, non c'erano neanche i soldi per pagare gli stipendi alla pubblica amministrazione. In quei mesi forse questo è un Paese che fa in fretta a dimenticare, troppo velocemente dimentica, e probabilmente però in questo voto c'è stata anche questa componente di forte penalizzazione. Però adesso è molto presto, secondo me, ancora per fare delle considerazioni definitive. Un'ultima cosa, altri se, altri ma, quelli che riguardano la figura, il fantasma, chiamiamolo così, di Matteo Renzi, no? su Twitter, su Facebook, tutti dicono se ci fosse stato Matteo Renzi candidato le cose sarebbero andate in maniera diversa. Coi se non si fa nulla. Certo, da questo voto viene fuori un messaggio molto forte, che è un messaggio di forte cambiamento, e questo riguarda anche il Partito Democratico. In parte il Partito Democratico questo cambiamento l'ha messo fortemente in atto, perché ha cambiato quasi totalmente le proprie liste, quindi sotto questo aspetto il messaggio forte c'è stato, però coi se e coi ma non si va da nessuna parte. C'è comunque un bisogno, una scossa violenta, che per alcuni aspetti, lo dico onestamente, mi preoccupa, perché poi bisogna guardare anche alle condizioni reali attraverso le quali vengono affrontati i problemi drammatici che ha questo Paese. Noi a volte scambiamo il consenso elettorale con la capacità di esprimere una funzione di governo. Rimangono questi due elementi a volte inconciliabili tra di loro. Ci sono delle persone che sono in grado di esprimere un forte consenso elettorale e non è detto che siano in grado di esprimere una forte funzione di governo. Ma è un paese che vive anche queste contraddizioni. Allora, grazie Daniele, grazie ad Aldo Reschini. Avete sentito davvero tante le questioni poste sul tappeto, perché all'orizzonte per l'Italia potrebbe anche porsi proprio questo problema, il rischio di ingovernabilità, e i dati che stanno emergendo rendono sempre più difficile leggere questo voto. E allora, per saperne di più sui dati che stanno uscendo dalle urne del Verbano Cusio-Ossola, colleghiamoci ancora a Verbania, questa volta però a Villa Taranto in prefettura, dove la nostra Maria Elisa Gualandri sta seguendo lo spoglio. Hai nuovi dati, Maria Elisa? Sì, grazie. Siamo a 152 sezioni su 229, quindi ben oltre la metà del percorso per il Senato. Ti leggo i dati in tempo reale. Abbiamo la lista di Ingroia all'1,4%, SEL al 2,47%, Centro Democratico allo 0,17%, Partito Democratico al 26,68%, 10,07% con Monti per l'Italia, Partito Comunista dei Lavoratori allo 0,39%, Casa Pound 0,21%, Movimento 5 Stelle 20,68%, Forza Nuova 0,32%, Partito dei Pensionati allo 0,67%, La Destra allo 0,41%, il MIR 0,14%, Fratelli d'Italia al 5%, il Popolo delle Libertà 22,61%, Lega Nord 7,75%, Fare per fermare il declino 1,1%, con lo 0,31% di schede bianche e l'1,26% di schede nulle. Questa è la situazione aggiornata per quanto riguarda il Senato, appunto 152 sezioni, per cui siamo ben oltre la metà, e intanto stanno già iniziando, diversi comuni hanno già iniziato lo spoglio della Camera, ma siamo ancora all'inizio. Per il momento non si sono ancora visti esponenti dei partiti politici. Qui a Villa Taranto dovrebbe essere in arrivo Valerio Cattaneo. Nel caso arrivasse durante questa diretta, ti chiederò la linea.
Certamente noi saremo pronti a ripassarti la linea qualora tu ce la chiedessi. Per il momento andiamo a Novara, andiamo alla prefettura di Novara, Palazzo Natta, dove c'è Daniela Fornara che sta seguendo lo spoglio in provincia di Novara per tentare di capire anche qui come sta andando, con dati ancora ovviamente parziali per quanto riguarda Palazzo Madama. Daniela, ci sei? Allora, Daniela Fornara ancora non è in linea, allora io vi rileggerei il... Allora, Daniela, ci senti? Daniela? Sì, mi sento malissimo, molto basso il volume, comunque buonasera da Novara. Buonasera Daniela. La situazione su Novara, vabbè, come al solito va abbastanza a rilento, diciamo che per quanto riguarda il Senato abbiamo 77 sezioni pervenute su 345. E in questa panoramica, seppur parziale, perché il dato corrisponde a un quinto più o meno delle sezioni, abbiamo la coalizione di centrodestra che si attesta al 38,63%. Ripeto, stiamo parlando della provincia di Novara e per quanto riguarda 77 sezioni. La coalizione centrosinistra al 25,50%, il Movimento 5 Stelle al 21,89%. Due riflessioni da Novara si impongono. Innanzitutto, per quanto riguarda Novara, estrapoliamo il dato del Popolo della Libertà, che è fermo al momento al 26,23%. Ricordiamo che nelle politiche del 2008 al Senato il PDL aveva ottenuto il 38,86. A questo punto, assommando alla 26,23 parziale, ripeto, di adesso, con il 3,07 di Fratelli d'Italia fuoriusciti recentemente, arriveremo comunque a un 30% circa, quindi un calo consistente per quanto riguarda quello che era il Popolo della Libertà. Le sorprese erano attese e per il momento non sono state per quanto riguarda la Lega Nord. La Lega Nord è attestata al momento al 7,54%, ricordiamo che nelle politiche del 2008 al Senato la Lega aveva il 16,55% in provincia di Novara. Ci sono stati due effetti che hanno contribuito a questa contrazione di consensi. Il primo effetto per quanto riguarda il PDL è la fuoriuscita per abbracciare il movimento di Crosetto e Meloni, di Nastri e Mancuso, due storici deputati novaresi, e per quanto riguarda la Lega un calo già iniziato con le amministrative che hanno portato appunto all'elezione del sindaco di centrosinistra in quella che era considerata la roccaforte del Carroccio e probabilmente non indifferente anche le vicende della scorsa settimana che hanno visto coinvolto un esponente novarese di spicco del Carroccio in regione. Per il momento da Novara direi che non ci sono altre analisi da fare se non aggiungere che, al di là di quello che era atteso forse su scala nazionale, cioè il risultato del Movimento 5 Stelle che anche qui rasenta il 22%, c'è comunque da sottolineare che per quanto riguarda la provincia di Novara la lista di Monti per l'Italia al momento è ferma al 10,43%. Per il momento da Novara è tutto. Grazie Daniela e continueremo a seguire anche l'esito delle elezioni a Novara e nel resto del Piemonte. Comincio col dirvi un dato regionale che è quello relativo a 2.431 sezioni su 4.835 del Senato. Allora, la lista ingroia sino a questo momento all'1,6, il PD il 27,2, SEL il 2,9, la lista Monti al Senato sino a questo momento l'11,8%, il Movimento 5 Stelle il 24,5%, Fratelli d'Italia il 2,7%, il PDL il 20,6% e la Lega Nord il 4,9%. Con l'aiuto della grafica andiamo a riepilogare quelli che sono i dati relativi ai grandi centri della nostra provincia. Definitivo il dato per quanto riguarda Novara, per quanto riguarda Domodossola, ma cominciamo da Verbania, 11 sezioni su 33 e
Allora, per quanto riguarda questa volta però la Camera dei Deputati, il Partito dei Pensionati lo 0,1, la lista Ingroia il 2,5%, Forza Nuova lo 0,4, il PD il 30,1, SEL il 3,6%, il Centro Democratico lo 0,1, Fare per fermare il declino l'1,7%, i Grillini il 21,4%, la Lega Nord il 4,4%, la Destra Estorace lo 0,3%, Fratelli d'Italia il 5%, 19,8% al PDL, lo 0,4% al MIR, Fini lo 0,3%, lo 0,7% all'UDC e la lista Monti il 9,3%. Questo è il dato parziale su Verbania. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, andiamo invece a Domodossola, 13 su 22 sezioni, la lista dei pensionati lo 0,2, l'1,5 a Rivoluzione Civile di Ingroia, lo 0,2 a Forza Nuova il PD, il 25,6%, SEL il 2,7%, il Centro Democratico lo 0,2, Fare per fermare il declino l'1%, il 22,5% al Movimento 5 Stelle, la Lega l'8,1%, Fratelli d'Italia il 3,9%, il PDL 24%, lo 0,1% il MIR, Fini 0,3%, l'UDC lo 0,7%, 8,8% per quanto riguarda la lista Scelta Civica con Monti, la lista del Premier uscente. Allora andiamo invece a Domenia, dove le sezioni scrutinate sono 11 su 17, i pensionati lo 0,1, la lista Ingroia il 2,9%, Forza Nuova lo 0,4, il 28,9% il PD, il 4,5% SEL, il Centro Democratico lo 0,1, l'1% Fare per fermare il declino, Movimento 5 Stelle il 24,9%, il 4,9% la Lega, lo 0,3% la destra di Storace. Andiamo a vedere quanto ha totalizzato sino adesso il Fratelli d'Italia, il 3,5%, 19,4% il PDL, lo 0,1% il MIR, lo 0,2% filalista di Fini, l'UDC lo 0,8% e Monti l'8,1%. Questi i dati allora parziali sia a Verbania che Domodossola e Domenia, questi però erano i dati riferiti alla Camera dei Deputati. Se vogliamo rileggere insieme il dato totale del Senato, per quanto riguarda il VCO, 152 sezioni su 229 scrutinate, Rivoluzione Civile l'1,4, il 2,5 SEL, il Centro Democratico lo 0,2, il 26,7 il PD, il 10,1 la lista Monti, il Partito Comunista lo 0,4, Casa Pound lo 0,2, il 20,7% al Movimento 5 Stelle, 0,3 Forza Nuova, i pensionati lo 0,7%, la destra lo 0,4, il MIR lo 0,1, Fratelli d'Italia il 5%, 22,6 il PDL, il 7,7 la Lega Nord, Fare per fermare il declino 1%. Questo è il riepilogo per quanto concerne il Senato nel Verbano Cusio-Ossola. Allora siamo quasi addirittura di arrivo per quanto riguarda la situazione politica, la geografia politica che sta uscendo alle urne, un quadro complicato. In un primo momento alle 15 sembrava fosse vittoria del centro-sinistra, poi le proiezioni hanno dato in ripresa il centrodestra, ora anche i commentatori sulle TV nazionali, come certamente avete seguito, parlano di rischio ingovernabilità per il nostro paese. Leggiamo insieme il dato definitivo di Domodossola per il Senato. Allora, la lista Rivoluzione Civile l'1,2%, il SEL il 2,5%, il Centro Democratico lo 0,2%, il PD il 27%, 10,4% la lista Monti, lo 0,4% il Partito Comunista, 0,2 Casa Pound, il 20,6% il Movimento 5 Stelle, Forza Nuova lo 0,2, i pensionati lo 0,5. E andiamo a leggere insieme la destra di Storace, come è andata a Domodossola. Lo leggiamo con l'aiuto della grafica: lo 0,3, il MIR lo 0,1, il 4,3 Fratelli d'Italia, il PDL 23,7%, la Lega Nord il 7,6% e Fare per fermare il declino si ferma allo 0,8%. Questi dati definitivi di Domodossola per quanto riguarda il Senato. Riepiloghiamo Verbania, che è quasi addirittura di arrivo con 25 sezioni su 33, Rivoluzione Civile l'1,7, il SEL 2,9, lo 0,1 il Centro Democratico, il 30% il PD, il 10,2 la lista Monti, il Partito Comunista lo 0,4, lo 0,2 Casa Pound, il 20,1 il Movimento 5 Stelle,
lo 0,3 Forza Nuova e lo 0,8 il Partito dei Pensionati. A Verbania andiamo a vedere com'è andata per la destra di Storace, 0,5, 0,3 per il MIR, il 6,1% per Fratelli d'Italia, il PDL il 20,3, la Lega il 4,6% e Fare per fermare il declino l'1,3%. Questo il dato, avete visto, ancora parziale per quanto riguarda il comune di Verbania. Andiamo invece a Domenia, 13 sezioni su 17, Rivoluzione Civile 2,4, SEL 3,8, il Centro Democratico lo 0,1, il PD il 30,9, l'8,9 la lista Monti, il Partito Comunista lo 0,4, Casa Pound lo 0,2, il Movimento 5 Stelle il 22,5%, Forza Nuova lo 0,4 e Pensionati lo 0,5%. E ora leggeremo insieme quanto ha ottenuto fino a questo momento la destra di Storace. Storace lo 0,3, il MIR lo 0,1, il 4,1 Fratelli d'Italia, il PDL il 19,3%, il 5,1 la Lega, Fare per fermare il declino l'1%. Beh, sono dati ancora parziali, ma che certamente fanno balzare all'occhio il dato politico che si è ovviamente confermato a livello nazionale, il balzo in avanti per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, con una buona, buonissima affermazione in tutti e tre i centri principali del Verbano Cusio Ossola. Questa è sempre la grafica relativa a Omegna, per quanto attiene il Senato, 13 sezioni su 17. Allora torniamo, mi dicono dalla regia, a Villa Taranto con Maria Elisa Gualandris, perché come preannunciato c'è Valerio Cattaneo che era candidato per Fratelli d'Italia al Senato della Repubblica. Sì. Sì, grazie. Siamo qui, è arrivato adesso, stavo cercando di capire il dato aggiornato perché chiaramente la situazione è in continua evoluzione. Se ci date, ecco, abbiamo, no, questa è la Camera, se ci date un dato aggiornato sul Senato, fino a poco fa era al 5% Fratelli d'Italia nel Verbano Cusio Ossola, vediamo in questo momento... Ovviamente la situazione è in continua evoluzione, per cui è anche difficile commentare. Ecco, vediamo il dato. Siamo a 173 sezioni, quindi praticamente siamo avanti. Se ci fate vedere Fratelli d'Italia, siamo al 4,96%. Diciamo innanzitutto su questo dato nostro di Fratelli d'Italia del Verbano Cusio Ossola siamo soddisfatti, ci aspettavamo qualche cosa di più, però era del tutto evidente per chi ha vissuto la campagna elettorale, soprattutto l'ultima settimana, che ci sarebbe stata la polarizzazione sui due grandi partiti, quindi sul PD e il PDL, tant'è che anche altri e ben più autorevoli vittime ci sono state. Fratelli d'Italia nel Verbano Cusio Ossola ha avuto un grande successo perché il 5% sostanzialmente è la percentuale più alta del Piemonte, a dati parziali, speriamo che questa sia confermata, insieme a Cuneo. Quindi voglio innanzitutto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato con me in questo mese, un mese difficile, abbiamo dovuto far conoscere il simbolo, abbiamo dovuto spiegare che eravamo in questa nuova forza politica, quindi se pensiamo che siamo, diciamo, a un'incollatura della Lega, che abbiamo poco meno di un quarto dei voti del PDL, credo che sia un buon successo, una buona base di partenza. Per quanto attiene il dato generale, a livello regionale siamo quasi al 2,80%, quindi se dovessimo superare il 3% e il centrodestra vincere, come potrebbe, ed è una novità, vincere il Senato in Piemonte, perché siamo lì un po' testa a testa, lo vedremo un po' come le elezioni regionali di 3 anni fa, si vede che è un destino, se dovessimo vincere su 13 seggi uno capiterà a Fratelli d'Italia, differentemente credo che in caso di sconfitta, anche con la buona affermazione del Movimento 5 Stelle, dividendo 9 seggi che vanno all'opposizione complessivamente, sarà assolutamente difficile, per non dire impossibile. Comunque per noi è una base di partenza, il risultato ci soddisfa, abbiamo il doppio del risultato regionale, il triplo del risultato nazionale o poco meno, quindi siamo soddisfatti. Beh, un circa 5% nel Verbano Cusio Ossola è un dato, soprattutto un suo successo, risultato personale. Rifarebbe la scelta che ha fatto? Certamente, perché questa è una scelta che ho fatto in modo convinto. Sapevo che era difficile avere un risultato,
Devo dire che questa forza politica io aderito convintamente per riformare il centrodestra. Sono anche lieto che abbia avuto un buon risultato al Popolo della Libertà e il centrodestra nel suo complesso, perché dobbiamo ricordarci che nel Verbano Cusio Ossola il centrodestra ha circa 7 punti percentuali in più del centrosinistra. Questa è la faccia di chi ci addita come, diciamo, parte soccombente. Vuol dire che probabilmente anche grazie al lavoro che hanno fatto i parlamentari uscenti da un lato, ma anche e soprattutto ritengo al lavoro che ha fatto la Regione Piemonte con il Presidente Cotta, con i consiglieri regionali del Verbano Cusio Ossola, tant'è che anche a livello regionale, ripeto, il centrodestra si contende col centrosinistra. Vedremo poi quali saranno i dati definitivi e io prevedo che o vincerà il centrodestra o il centrodestra perderà, ma perderà di poco, che vuol dire che, insomma, rispetto a come veniamo dipinti spesso dalle opposizioni, non può che essere soddisfacente. Il dato del Movimento 5 Stelle è una situazione che si profila molto difficile per quanto riguarda la governabilità del Paese? Ma guardi, i voti sono di chi li prende. Se un quinto dei cittadini italiani ha ritenuto di dare fiducia al Movimento 5 Stelle, bisogna portare innanzitutto grande rispetto verso questi elettori, che sicuramente hanno con quella scelta in buona parte, mi riferisco soprattutto agli elettori che magari non hanno confermato il loro consenso al centrodestra, quindi un po', diciamo, gli imprenditori, i professionisti, il mondo, insomma, delle attività economiche, hanno espresso un disagio forte, di cui i partiti classici, diciamo, compreso il nostro, compreso il centrodestra sul complesso, dovranno tenerne conto per i prossimi appuntamenti elettorali e dovranno soprattutto tenerne conto anche per accelerare un processo di autoriforma della politica e dei partiti, perché il disagio verso espresso anche con il voto a 5 Stelle e a Grillo è un segnale che non è più un campanello d'allarme, ma ormai è un campanile d'allarme. Anche l'astensionismo in questo senso? Ma l'astensionismo un po' credo che sia dovuto alla neve, perché poi sostanzialmente è stato con il recupero di oggi inferiore, almeno al dato nazionale e regionale, rispetto a quello che si prevedeva già ieri sera. Certo che molte persone rispetto al passato hanno deciso di esprimere il loro dissenso, non osando votare magari quei partiti di dissenso come 5 Stelle, Ingroio o Fare, di Giannino o quant'altro, ma rimanendo a casa. So anche però di tanti anziani, soprattutto, che non hanno potuto andare a votare perché causa la neve, magari già malati e magari senza dei figli che possono accompagnare il seggio, non hanno avuto l'opportunità. Comunque anche questo è un dato che bisogna guardare con grande attenzione. Non so se c'è qualche domanda magari dallo studio per Valerio Cattaneo. Reschigna pochi minuti fa parlava di un tonfo della Lega. Voi che con la Lega siete alleati in regione, Cattaneo? Reschigna parlava di un tonfo della Lega poco fa ai nostri microfoni. Voi che siete alleati con la Lega in regione? Tonfo, diciamo che ci sono stati dei riposizionamenti sicuramente nei partiti, 5 Stelle rosa un po' tutti i partiti, compreso la Lega. Noi stessi come Fratelli d'Italia abbiamo avuto sentore che alcuni leghisti hanno voluto darci il loro consenso. Il Presidente Cotta, che io ritengo essere un ottimo Presidente di Regione, governa il Piemonte in un momento difficile, con uno Stato centrale, col Governo Monti, che non ha trasferito risorse e quindi la Regione spesso ha dovuto fare delle scelte impopolari. Credo che un pochino la Lega paghi questo, paghi anche il fatto che l'opposizione non fa sconto al Presidente Cotta e alla Lega in particolare, ma insomma credo che la Lega da un lato potrà avere, credo, un buon, come dire, non premio di consolazione, ma un po' di vigore dal fatto che sono quasi certo che domani lo spoglio darà la vittoria della Lombardia. Poi, insomma, il tempo è galantuomo, speriamo che i momenti difficili si possano innanzitutto per il Paese e per i cittadini accantonare, quindi che anche il centrodestra nel suo complesso e la Lega stessa si possa, come dire, rinforzare e ripartire. Grazie, posso restituirti la linea? Grazie Maria Elisa, grazie Cattaneo. Ovviamente noi continueremo a seguire lo spoglio elettorale del Senato e della Camera, che oramai è già cominciato. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra maratona elettorale a questo punto è per le 19.30 con la nostra edizione serale del giornale. Per il momento ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi della rete.